C'è ovviamente un passaggio, è un po' incontenibile la personalità della signora Macca perché c'è tutta una serie di documenti. Allora, atta alla Camera, interrogazione e risposta scritta, legislatura 16, seduta di annuncio 261 del 22 dicembre 2009. Quindi stiamo parlando di una esaustiva, faconda documentazione che va a suffragare quanto Ma sostiene. Prego, vogliamo Paolo. leggere questo, David? Come Guarda, no? questo è il diario del marito, scritto a grafia del marito. Sonia, la figlia, oggi è tutta dolorante, non si può quasi muovere. Da quando sono tornata a casa sino a ieri sera le ho dato tante legnate con battipanni e cinghia. Io sono stanco morto, mi figuro lei. Mi Tu sei spiego? morta, mia figlia. Mi spiego? Possiamo andare avanti. Allora, Ma non lei solo, io ho reni nelle cioè, questo viscere, tra l'altro è uno chiama dei tutti. pochi. Ma questo documento, immagino di sì, lo ha visto anche questo di Napoli, questo magistrato di Io ho Napoli? allegato, sì, ho Allegato, legato, ho allegato. consegnato anche alla Guardia di Sì. Finanza documentazione che hanno trasmesso alla Procura di Bologna e io conosco anche il nome del magistrato che ha aperto inchiesta in quanto morte del sottufficiale. Leggi gentilmente, c'è onorevole, ecco, quella è dell'europarlamentare. Ma poi vogliamo Sonia dire, Alfano. scusa se Prego, interrompo, queste Paolo. sono interrogazioni che dimostrano che la vicenda della signora è stradocumentata, non documentata. Tutto. Vogliamo leggere le motivazioni che adduce questo Certo, ci padre mancherebbe per la altro. punizione della Certo, figlia certo. con Che è cinghiate? falso quel che ha detto? Che dice, è sempre il solito motivo, dice bugie, delle volte proprio senza ragione. E allora avevo perso proprio la pazienza. Vediamo se adesso la lezione le servirà. Cioè, una bambina Sei di 6 anni anni. dice delle bugie, certo. No, ma sa quali erano bugie? Se lei prendeva una caramella erano botte, se non, se diceva hai preso caramella Sonia, perché lui contava anche caramelle. Noi non potevamo prendere niente senza suo permesso. Anche una caramella, devi chiederlo. Se no, se tu la prendi e non dici, dici sì, ho preso, erano botte. Se dici no, hai preso, erano botte ugualmente. Ma lui andava anche da un psichiatra, da dottor Mario Giordano, in via Palestro. Quindi faccio anche nome dal medico, disposto a testimoniare. E quando ha cercato di farmi fuori prima volta, si creava alibi, perché se riuscivano a farmi fuori, lui aveva alibi che andava, era cura da un psichiatra. Ovviamente io ho informato il stato maggiore, sono stata 3 ore da capo di stato maggiore, e il generale Fraticelli. Poi mi hanno convocato loro dopo quel telegramma, io gli ho documentato tutto e da stato maggiore ha ammesso che lui è responsabile dei 2 omicidi e tutto il resto. Ecco qui una delle risposte di stato maggiore, ecco Paolo sotto che dice, ma comunque ho consegnato anche a riguardo documenti molto importanti al procuratore di Napoli. Tutto quel che dico è documentato, signori, perché sono fatti gravissimi, basta pensare. Vede, dottore, che hanno emesso sentenza di divorzio su questi documenti, tutto falso. Paolo, gentilmente, se tu fai osservazione in sorse, questo può essere un documento ufficiale su quale hanno emesso divorzio, liquidazione di mio marito, sono tutte vendette, cioè uno è estratto conto senza nome, senza cognome, cioè Guarda, quello adesso ovviamente non ho il tempo per è... non ne visionare abbiamo, gli sì, atti, tra l'altro. però so Te l'ho che fatto vedere, però cioè, ho visto, diciamo, in separata certo. sede che effettivamente Ma chi tanta gente è osteggia vittima. maggiormente, chi osteggia maggiormente. Tutti. Allora, io sono vittima, io faccio proprio nomi e cognomi loro. No, perché mi dà anche lo spunto per una riflessione che è pubblica e quindi è condivisibile con i Io nostri sono ascoltatori. vittima. Le prego. Tutti liquidano la questione. Interrogazione parlamentare. L'interrogazione parlamentare è una grandissima cavolata perché tutti pensano interrogazione. Sì, è un'assunzione, è una marchetta, è uno spot elettorale. In realtà, dietro, aspetti, dietro al, però me lo faccia dire, dipende chi la fa l'interrogazione parlamentare. Perché interrogazione parlamentare, uno fa l'interrogazione parlamentare, poi prende Di Pietro e dice, Toni, da oggi andiamo sotto il Ministero degli Interni a reclamare per quelli che sono i sacrosanti diritti di questa signora. L'interrogazione parlamentare è una lavata di mani. Dice, ho fatto l'interrogazione parlamentare, che non ha nessun seguito, credimi Paolo, non ha Lo so. nessun... È veramente una fregnaccia. Allora però dico, ho fatto l'interrogazione parlamentare e non serve a niente, purtroppo. Sì, no, perché non rispondano, ministri non hanno mai risposto. Cioè, nessuno è... Scriva a Grillo, approvato a Grillo? Perché Grillo è uno che adesso l'ultima voce di verità e di ribalta. Lei provi a me scrivere? Sì. Perché mi guardi così? No, Ma io mi no, rivolgo, vabbè, no, scherzo. io, ma io ho Vabbè, scritto a mezzo, io ho scritto al Presidente della Repubblica, dottore, 2 volte, mica uno. perché adesso il tonto di turno scrive l'altri che hanno fatto, ma proprio perché voi siete il nuovo, noi ci affidiamo a voi, no? Sennò siete il vecchio.
No, no, ma io scrivo Forza Vecchia. Io scrivo a Mezzomondo, io ho scritto al Presidente della Repubblica. E ho due risposte. Ah, se è scritto al Presidente della Repubblica, abbiamo scritto a una persona affidabile e onesta. No, voglio dire, Paolo, dopo questa andiamo. No, scusate, anche a Rina bisognerebbe scrivere in questi casi. Così finiamo. Aspettiamo.